Abbiate paura, non canto, quindi. Che la festa abbia inizio, l'abbiamo annunciato fuori, l'abbiamo iniziata in anteprima dell'anteprima l'altro giorno con Cottarelli perché ha dovuto cambiare la data, quindi rifaremo i manifesti, quindi verranno corretti, aggiungeremo qualche altro ospite che nel frattempo si è aggiunto. E noi nella libreria siamo molto contenti, siamo arrivati alla 15ª edizione. Di solito abbiamo sempre fatte a giugno, fine maggio, giugno, ma con il piumino è la prima volta che vi vedo, quindi. Però abbiamo parlato con qualcuno che ne sa e ho detto da domani caldissimo, quindi domani via i piumoni, via i piumini, e vi aspettiamo sulla terrazza. Il programma l'avete, è molto nutrito come ospiti che presenteranno libri in novità a partire da domani con Vitali. Avremo degli appuntamenti, quasi una decina, che non saranno necessariamente legati ai libri. Li abbiamo chiamato cambiamento, perché si parlerà di cambiamenti, a partire da lunedì con l'intelligenza artificiale, martedì con il Vescovo che parleremo della dignità dell'uomo, e tanti cambiamenti ci sono anche lì, e parleremo del clima, avremo tre più con la Montagna Sacra, che vi suggerisco di partecipare perché è un'idea, una proposta molto provocatoria sulla consacrazione dell'uso della montagna, non ve lo voglio anticipare perché dovete venire a sentirla. Poi avremo il rettore della Bocconi, Billari, che parlerà di un librettino sulla demografia. Ora, i numeri di per sé dicono tutto e dicono niente. Abbiamo sempre in mente quando ci dicono che quante persone hanno partecipato, ma secondo la prefettura 10.000, secondo gli organizzatori 30.000. Quindi capiamo che i numeri forse sono delle interpretazioni, ma saperli leggere e come li ha letti il rettore, che è un demografo, ci farà capire su due grandi aspetti: la scuola, quindi i ragazzi, e l'immigrazione, quindi l'accoglienza e la bassa natalità che abbiamo, quali sono gli sviluppi, e soprattutto leggere l'oggi con l'ottica di quello che accadrà domani. Quindi è veramente un argomento molto, molto interessante. Poi parleremo anche di Vimercate con l'attuale sindaco, che ci dirà come Vimercate adesso e come sarà in futuro, e la partenza sarà con l'ultimo sindaco del secolo scorso, Bill Enrico. Quindi, siccome tra loro ci sono 50 anni di differenza, ma proprio di gestione di Vimercate, capiremo e sarà stimolante anche da questo punto di vista. Quindi di appuntamenti ne abbiamo. Io mi auguro di vedervi, se non potrete, perché 30 serate, quando gioca l'Italia non ci siamo, perché abbiamo guardato il calendario, tranquilli, le tre serate dell'Italia saremo a casa. Quello che vi sfugge lo potrete vedere sul nostro canale YouTube. Questa sera abbiamo pensato però appunto di fare un'anteprima, e più bello di... Venga, maestro! Più bello di avere con noi Gianluca con la sua panettiera. Persino il cane. Sei arrivato alla... No, pensavo e speravo di essere il primo. Poi, quando l'ho chiamato, ne aveva già fatte tre di presentazione, ho detto, vabbè, abbiamo perso questa speranza, adesso ne hai fatte decine, ne hai fatte tante. A tutti di sì. Tantissime, le abbiamo strappato alla tournée. E quindi stasera tu ci
canterai, ma parlerai anche, certo, del libro, ci saranno delle letture con Max e poi con Sofia. Con Sofia, la presentiamo subito perché sì, sennò dopo tu ti dimentichi. Fai, La panettiera, l'unica cosa che tutti qua si chiedono è: ma c'è una figura alla quale ti sei ispirata reale o come la cavallera? Perché quando ho presentato la cavallera è arrivato qualcuno e diceva che ma io avevo il parente la cavallera, ma la storia non è mica quella. E lei dice, ma scusate, era un romanzo, il romanzo non c'è scritto storia della cavallera con fatti e personaggi, era tutto inventato. Ma invece sulla panettiera? Allora, sicuramente la figura ispiratrice c'è, indubbiamente. Penso che questo possa accadere con i romanzi o anche magari con le canzoni. E sì. Intanto mi siedo e tu vai avanti. Sì, va bene. Ok. Proseguo con l'ispirazione, Max. Sì, io faccio da introduzione dopo l'introduzione e prima dell'artista. Siamo qui per presentare questo libro di Gianluca, ma siccome è un momento inaugurale, diceva Giorgio prima anticipando alcuni appuntamenti del nostro programma, abbiamo pensato di dare a questa presentazione in armonia con l'atmosfera di apertura e quindi di festa anche un taglio musicale, visto che con Gianluca si possono toccare tante corde. E infatti presentare Gianluca non è semplice, perché io mi sono segnato alcune cose, ma sicuramente l'elenco è per difetto, perché ho segnato giornalista, ho segnato scrittore, ho segnato musicista, musicologo, cantautore, e mi fermo qua, ma probabilmente l'elenco è tutt'altro che completo. Per cui chi meglio di lui per cominciare una festa come la nostra, che oltre all'aspetto, diciamo, letterario, con le presentazioni letterarie, proporrà anche diversi momenti di spettacolo, a partire in un certo senso un po' da questa sera, ma anche domani sera, in generale nei fine settimana. Gianluca, allora cominciamo subito, se sei d'accordo, innanzitutto notando, lo accennava già Giorgio prima, una tua particolare attenzione al territorio, perché abbiamo fatto cenno al romanzo precedente che parlava, era ambientato alla Cascina Cavallera, ma anche quelli, tornando indietro ancora nel tempo, io li ho letti penso quasi tutti, comunque parli di Burago, parli di Concorezzo, parli di Sesto, cioè c'è un'attenzione da parte tua molto importante sul territorio. E questa è la prima cosa che francamente un po' spiazza, perché se ci pensate in tutti i comuni c'è il libro storico che parla del comune, ma a livello di narrativa, quindi proprio di romanzi, è un territorio che sembra non essere molto seducente in fondo, no? E quindi è una piacevole novità quella che ci proponi, oltretutto in maniera reiterata con i tuoi romanzi, e ti chiedo un pochino da dove nasce quindi questa attenzione particolare verso il territorio, che è il posto dove tutti abitiamo, ma che forse proprio per questo molto spesso non ci sembra così particolare, invece è pieno zeppo di storie e tu ce le stai raccontando poco a poco. Come nasce questo interesse per il territorio? Dunque, sì. Forse meglio questo. Dunque, allora, questa sembra una domanda semplice, però non è così facile alla fine. Io è una domanda che mi sono posto anch'io e continuo a pormi. Di fatto ho scritto 7-8 romanzi, tutti ambientati nel territorio. Territorio che significa la Cascina di Oreno, significa adesso la Panettiera di Vimercate, un romanzo ambientato a Burago, uno a Busnago, uno a Sesto San Giovanni, insomma tutto l'Interland. E il perché di questo? Una vera risposta io non so se c'è. La cosa che mi affascina, che mi piace affermare, è semplicemente che sono uno che gira, e quindi andando a spasso osservi, cerchi di captare quello che ti circonda, non necessariamente perché vuoi farlo, a volte viene naturale senza che neanche tu te ne possa accorgere. Questo accade andando in giro a piedi, andando in giro in bicicletta, e quindi in bicicletta ci vado da tantissimo tempo, e anche a piedi. Camminare e andare in giro in bicicletta è un modo per probabilmente captare delle idee, delle sensazioni, non lo so, anche semplicemente chiacchierare con qualcuno.
E così alla fine ti porti a casa un sacco di storie. Queste storie qui dove le hai captate? Per strada? Al Gabbiano, che ne so, ad Agrate, al Palazzetto dello Sport? E quindi dopo, se tu hai voglia di metterle per iscritto o ricordarle, dove le vai ad ambientare? E certamente dove le hai potute incontrare. E quindi alla fine io mi sono ritrovato a raccontare delle storie, e queste storie erano il frutto di incontri con persone o luoghi, e sono tutti questi che ci circondano, quindi il vimercatese, direi. Ed è questo il motivo, fondamentalmente, è una sorta di rilettura, se si può dire, non per saccenza ma proprio per un'idea, una rilettura antropologica del territorio, perché leggere l'uomo mi piace fondamentalmente. E uno dice, questo lavoro qua se lo facevi 200 anni fa, 300 anni fa aveva senso, perché poi in pochi scrivevano e quindi aveva un senso. Oggi che cosa lo fai a fare? Che ci sono i giornali che bombardano tutti i giorni di notizie, la storia è già sui giornali, quindi tra 300 anni rileggono quelli e leggono la storia, ma non è la stessa cosa. Un conto è la notizia, un conto invece è la rilettura antropologica di un territorio, di una realtà sociale. E quindi io faccio questa cosa perché mi viene spontaneo farla, è una cosa che mi piace fare e mi viene molto naturale farla. Il fatto che poi ci sia un feedback o meno mi interessa relativamente. Il fatto, per esempio, di essere qua stasera e di essere già il secondo anno che mi invitano, forse anche il terzo, a me fa molto piacere, certamente, ma se non dovessi avere feedback probabilmente andrei avanti comunque, perché è una cosa che mi viene appunto naturale fare. E quindi, Max, per chiudere il discorso, perché racconto il territorio? Lo faccio forse per un desiderio innato di raccontare un po' la gente, i luoghi che ci circondano, che sembrano magari asfittici, ma in fondo hanno tantissimi aneddoti da ricordare. Allora sì, certamente, tra l'altro di questi personaggi, di questi aneddoti ne parli spessissimo anche nelle tue canzoni, quindi assecondando la vena, quella più musicale, quella più cantautoriale. E allora vorrei stimolarti proprio chiedendoti un primo brano, sì. Perché poco fa tu hai usato un'espressione molto bella, anche molto impegnativa, rilettura antropologica. E questa è una terminologia un po' filosofica, sì. E visto che parliamo di filosofia, forse sarebbe il caso anche magari di scomodare un brano che tu hai scritto legato al territorio, perché parla di un grande personaggio del territorio che ha a che fare con la filosofia, e ti chiedo quindi di presentarcelo. Certo, grazie Max. Allora, come dicevo, la lettura antropologica può sembrare una terminologia un po' ridondante, però in realtà era solo per dire che ti piace incontrare la gente e cercare di capire cosa c'è oltre magari alle apparenze, tutto qua. Fatto sta che nei miei vagabondaggi metafisici, ma anche fisici, sappiamo tutti che abbiamo qua vicino la casa di Banfi. Banfi, insomma, ha fatto la storia del Novecento, un filosofo, e naturalmente quando mi è capitato 5-6 anni fa di fare un CD dedicato ai personaggi di Vimercate, e uno dei personaggi che io andavo a citare è Antonio Banfi, il filosofo. Mi è piaciuta la sua storia, io qua ho anche due considerazioni, magari ne sapete più voi di me. Comunque, 30 settembre 1886, senatore nel 48, un filosofo esistenzialista / marxista, e racconta un po' la sua filosofia. È certamente un personaggio interessante, peraltro vimercatese, e quindi io ho provato a cantarlo. Ve la faccio sentire e ditemi se vi pare buono l'audio. Vado. Se c'è qualche problema, mi interrompo. Lo sai che faccia la filosofia? Lo sai quanto moderna e bugiarda la fotografia? Lo sai che voleranno sempre di più? E benedetto croce. Lo sai che faccia la malinconia, lo sai che d'aria aspetta un'altra tua poesia, lo sai che il futurismo non mi va e Tommaso Marinetti. Non c'è spazio per le ovvietà, non c'è discorso che mi consolerà, qui davvero non c'è alcuna intensità, dove vivi tu, chissà.
sai che non è sempre facile votare, e lo sai che se un politico ci sa fare, è tutta un'altra storia, un'altra verità, tu chiamalo socialismo. Lo sai che il vento soffia anche d'estate, e se punta al mare saranno mareggiate. Lo sai che c'è chi non la pensa come te, e Giovanni Gentile. Non c'è spazio per le ovvietà, non c'è discorso che mi consolerà, e davvero non c'è alcuna intensità, ma dove vivi tu, chissà. Non c'è spazio per le ovvietà, non c'è discorso che mi consolerà, davvero non c'è alcuna intensità, e dove vivi tu? Lettera ad Antonio Banfi. Qui sul tavolino abbiamo un bellissimo libro, direi di cominciare a parlarne, quindi chiedendoti subito chi è Luisa. Luisa fa la panettiera, sembra che non le piaccia moltissimo, però lo fa un pochino per forza, no? Come molte attività commerciali a tuttora che passano un po' da generazione in generazione, e quindi ti chiederei una piccola carta d'identità di Luisa, cioè inquadriamola questa ragazza, inquadrando anche gli anni in cui si svolge la vicenda e anche i luoghi, perché il macro scenario si chiama Vimercate, però siccome all'interno del libro ci sono molti dettagli che a maggior ragione un vimercatese apprezza, perché in molti punti sembra di passare davvero per le strade, metti riferimenti molto precisi sia di vie sia di attività tuttora in esercizio, per cui è davvero molto piacevole leggere questo percorso. Chi è Luisa? Quindi la famiglia, l'epoca e anche la zona, perché tu la collochi in un punto preciso della città. Ecco, stai attento come rispondi, qui ci sono un sacco di vimercatesi, c'è anche chi ha fatto sindaco 10 anni della città, per cui valuta la risposta, ponderala con attenzione. Allora, dunque, Luisa è la protagonista del romanzo. E effettivamente è una ragazza che io ho incontrato, però non l'ho incontrata a Vimercate, neanche nel vimercatese, ma l'ho incontrata lungo una strada impervia che conduce in Val Brembana, perché vabbè, tra i vari pellegrinaggi c'è anche quella di esplorare tutte le zone montane a noi vicine. Una ragazza un po' particolare, piuttosto, insomma, passavo di lì tutte le volte per farmi fare dei panini prima di andare su in montagna. Era una ragazza un po' sempre imbronciata così, e la sua mamma invece era molto estroversa, eccetera. E alla fine succedono delle cose curiose, no? Cioè tu incontri una persona, non c'è mai neanche parlato, però ti ispira, non so, ti dà qualche messaggio. E allora a un certo punto effettivamente questa ragazza mi ha un po' ispirato, dopodiché ho detto, però io racconto solamente il vimercatese, come posso far unire le due cose? E allora semplicemente l'ho presa dalla Val Brembana e l'ho piantata in mezzo a una panettiera di Vimercate. E perché una panettiera? Perché invece l'altro discorso al quale possiamo affiancare il discorso di Luisa è questa fotografia, che peraltro ho fatto io negli anni 90, è una fotografia di una panettiera, perché con questo libro, oltre a voler valorizzare una figura incontrata come può essere Luisa, vuole valorizzare anche un certo contesto sociale, è un clima sociale che fino alla fine degli anni 90 abbiamo vissuto e poi dopo si è andato a perdersi, cioè il negozietto di paese che era molto più di un negozio, era un consultorio, cioè era mille cose veramente, sedute di psicologia, di filosofia, qualunque cosa passava da una semplice panettiera. E quindi in sostanza la volontà di coniugare questo mondo sociale a questa ragazza che in realtà non ha nulla a che fare col vimercatese, ho messo insieme le due cose e poi dopo da qui quindi è scaturita questa immagine, questa figura. Max prima mi chiedeva il contesto storico, siamo nel 1969, perché il 69 non un altro anno?
perché è vero che mi occupo di vari paesi della zona, ma mi occupo anche di epoche temporali differenti, quindi effettivamente questo è il 69, quello di Burago era ambientato nel 1855, Busnago nel 1920, 2010 Sesto San Giovanni, quindi non c'è una logica dietro a un periodo temporale, non è che mi occupo sempre di 800, di 900, mi piace vagare un po' come una macchina del tempo, e quindi alla fine forse un po' casualmente siamo arrivati a questo periodo qua, che era il 1969. Quindi contesto storico, questo, Luisa, la ragazza incontrata veramente, e Vimercate. Vimercate è un paese, io sono agratese, però Vimercate è sempre stato un paese per certi versi magico per me, perché effettivamente Agrate Brianza, non so se l'avete presente, sì, può essere affascinante per tanti aspetti, però ci sono delle cose molto interessanti anche da Agrate Brianza, però non sono mai affascinanti tanto quanto, e voi lo saprete meglio di me perché siete vimercatesi, cosa significa per esempio passeggiare in piena notte in solitudine nel budello storico di Vimercate. È veramente magico, e quindi questa cosa qua l'ho fatta per tantissimi anni uscendo con gli amici in un pub eccetera, e quindi è stato bello pensare che questa ragazza qua incontrata veramente, dove vado a piazzarla? Ho un sacco di paesi a disposizione, Subbiate, Aicurzio, Bellusco, sì, però Vimercate ho ancora tanto da dire, o meno mi piacerebbe ancora dire tanto, dopo aver parlato della Cavallera, adesso ho detto voglio proprio beccare il centro, il cuore nevralgico di Vimercate, e quindi l'ho piazzata in mezzo, dove adesso, tanto per dare una geografia più specifica, se non sbaglio adesso dovrebbe esserci un ristorante giapponese, credo, giapponese-cinese. Dici bene la via, spiegaci bene. Via principale. Quindi via Vittorio Emanuele. Sì, non mi ricordo come si chiama però il negozio, le torri forse, vabbè, insomma, ristorante cinese, sì, ecco. Quindi da lì si dipana poi tutta la storia. La prima volta che hai presentato questo libro l'hai fatto nella tua città, quindi ad Agrate, tutti si stanno chiedendo dove caspita è la panettiera. Allora facciamo che dopo questa presentazione, se il clima tiene, ci facciamo tutti una camminata, un pellegrinaggio davanti alla probabile panettiera di Vimercate. No, dicevo, quando ho presentato il primo romanzo ad Agrate, quando hai fatto riferimento al fatto che Agrate non è che sei stato molto più blando, perché c'era il sindaco presente, quindi sei stato un pochino, qui sì, ti puoi allargare con un certo piacere. Facevi riferimento al fatto di aver legato i tuoi romanzi a epoche diverse, no? Con la Cavallera siamo tra le due guerre, sì. E se ci pensi, ogni caratterizzazione ha la sua famiglia tipo, no? Famiglia contadina nel caso della Cavallera, qui abbiamo una famiglia che comunque ha un'attività che passa da generazione in generazione, e dopo tutto le storie sono tutte un po' simili, credo che tutti noi, tornando ai nostri genitori, ma nonni di sicuro, abbiamo qualche cosa di simile, abbiamo un vissuto più o meno simile. Una cosa ricorrente in molte famiglie era anche la presenza di vocazioni, quindi persone che poi sia uomini nel caso di sacerdozio, oppure donne nel caso evidentemente di convento, però intraprendevano questa via, tant'è che questa vita. Per cui hai deciso anche di scrivere una canzone, sì, che in qualche modo parla di un personaggio che ha fatto questa scelta, e quindi ti chiederei di introdurcela, sì, e di proporla. Grazie. Va bene, questa sera, intervallandoci appunto in queste varie digressioni legate ai romanzi, ho pensato anche di presentarvi un po' di personaggi locali. Quindi il primo personaggio, l'abbiamo visto, era il filosofo Banfi. Chi vi presento? Altri personaggi che hanno fatto la storia del vimercatese, non necessariamente proprio ubicati a Vimercate. Uno di questi è Suor Stella. Effettivamente c'è sempre stato un ruolo molto importante da parte del clero, sacerdoti, suore nelle famiglie. Era una sorta quasi di istituzione. E certamente
almeno per la mia generazione le suore e i sacerdoti hanno avuto un peso non indifferente. Oggi probabilmente questo discorso si sta un po' smarrendo. Non ne sto facendo una questione se sia positivo o negativo, è tutt'altro. È proprio anche in questo caso una volontà di analisi un pochettino sociologica, perché effettivamente il mondo degli oratori, il mondo delle suore, il mondo dei sacerdoti, io cerco di valorizzarlo in questa canzone un po' naif, in modo romantico, quindi i ragazzi cresciuti per esempio come me all'oratorio a giocare a pallone 12 ore al giorno con la suora che ti richiama per andare a catechismo, sono delle cose, dei ricordi belli che rimangono, comunque anche di relazioni sociali di valore. E quindi tra i vari personaggi stasera vi faccio sentire questa suora qua, che diremmo le suore vecchio stampo, proprio ultra severe. E se fosse qua adesso probabilmente sarebbe ancora arrabbiata con me per qualcosa che ho combinato. In ogni caso io le ho scritto almeno una canzone, perché ci sta. Suor Stella, San Pietro il buon Gesù. Suor Stella, non so di meno tu. Suor Stella, 14 anni fa. Suor Stella, ieri, oggi e poi domani si vedrà. Suor Stella, ieri, oggi e poi domani si vedrà. Suor Stella, c'ho un topo in sacrestia. Suor Stella, no, non te ne andare via. Suor Stella, l'inferno non ci sto. Non mi ci fare andare, no, ti prego, no, no, no. Non mi ci fare andare, no, ti prego, no, no, no. Suor Stella, che bell'effetto fa. La neve che cade, la neve che cadrà. Suor Stella, pregare non so più. Insegnamelo ancora a fare come sai far tu. Insegnamelo ancora a fare come sai far tu. Suor Stella, la nebbia in via Mazzini. Suor Stella, c'ho un rospo nei calzini. Suor Stella, niente volgarità. Il Padre Eterno vede tutto e vi castigherà. Il Padre Eterno vede tutto e vi castigherà. Ah, ah. Suor Stella, San Pietro il buon Gesù. Suor Stella, non so di meno tu. Suor Stella, 14 anni fa. Suor Stella, ieri e oggi e poi domani si vedrà. Bravi ragazzi, sì. Bene, allora abbiamo deciso di proporre anche un brano, anzi per la verità brani saranno due, tratti dal tuo libro. Qui c'è una lettrice d'eccezione che ti chiedo di presentare, anche per introdurre il brano che hai scelto e che adesso è un breve brano, non preoccupate, che ben volentieri vi presentiamo. Sofia. Allora, lei è Sofia Grossi, una ragazza che ho incontrato in panetteria. abbiamo pensato di leggere un paio di pezzettini di circa 2 minuti 1, quindi così non c'è il rischio di addormentarsi, però abbiamo pensato di farlo così per creare un po' il mood, per darvi un po' un'idea del mood, del respiro del romanzo, e abbiamo scelto due passaggi che evocano proprio anche delle realtà geografiche di Vimercate. E niente, Sofì, se ti va di... Okay. Martino e Aldo proposero di andare a bere qualcosa al Pappagallo, baretto che sorgeva lungo una minuscola traversa di via Cavour, la nota arteria che conduce al ponte San Rocco. Ci andavano quasi tutti i giovani di Vimercate e il sabato era letteralmente preso d'assalto. Lo gestiva tale Alberto Mandelli, quarantenne sopra le righe, forse non proprio pulito dal punto di vista legale. Mesi prima pare avesse contribuito a una rapina in una banca brianzola. Il palo, dissero in questura, senza lo stralcio di una prova. E alla fine, infatti, era stato scagionato. Ma le forze dell'ordine del paese preferivano tenerlo d'occhio. Anche perché nel suo locale c'era chi esagerava col bere e forse con qualcos'altro che sembrava prendere sempre più piede fra i giovani.
L'hashish era visto come un'avventura nuova da provare, non aveva a che fare con le droghe pesanti, tipo gli acidi, che molti ragazzi americani consumavano per vivere viaggi metafisici col sottofondo delle canzoni dei Jefferson Airplane. I genitori di Luisa non erano così felici che la figlia andasse lì, ma avevano fiducia nelle sue scelte. Al loro arrivo c'era una discussione in corso. Dei giovani se l'erano presa con un gruppo di coetanei provenienti da Burago. I buraghesi reclamavano un tavolo occupato furtivamente dai bimercatesi che, sapendo di giocare in casa e di poter godere dell'appoggio del Mandelli, facevano un po' quello che volevano. Per fortuna non volarono cazzotti, ma solo qualche parolaccia. «Andiamocene, sarà meglio», disse un buraghese. «I soliti pirla», blatterò il canali fra i boss del locale. I nostri arrivarono, ordinarono e si sedettero all'esterno del Pappagallo. Dentro, di fatto, era impossibile muoversi e l'aria era asfissiante. Martino ebbe modo di scambiare finalmente due chiacchiere con Luisa. «Che c'è che non va, Luisa? Stasera sembrate proprio su un altro pianeta?» «Un po' è così», disse la ragazza. «Se posso esserti d'aiuto, non hai che da chiedere». «Lo so», fece Luisa, apprezzando come sempre la gentilezza dell'amico. Cambiarono discorso, sollecitati dall'intervento di Aldo. «Ragazzi, ho un'idea, andiamoci a fare un tuffo nel Molgora!» Luisa e Martino lo guardarono disillusi. Non era nuovo a queste uscite pindariche. Per lui era valido e fico solo compiere le azioni più inaspettate. Benché fosse, tutto sommato, un 25enne con la testa sulle spalle, alto, abbronzato, muscoloso, l'unico del quartetto che studiava seriamente all'università e che sapeva quando era il momento di andare davvero oltre i limiti. I suoi genitori erano persone estremamente ligie e forse proprio per questo motivo aveva sviluppato un'attitudine alla trasgressione e alle idee di divertimento meno scontate. «Dai, è buio, non ci vede nessuno, in mutande via!» Beatrice e Luisa risero di gusto. «Io, senza costume, non faccio un bel niente», disse Beatrice. Luisa le dette man forte, senza però tirarsi indietro. «Se volete vi accompagniamo, stiamo a riva a guardarvi, al limite vi tiriamo qualche sasso». Martino avrebbe preferito la compagnia solitaria di Luisa. Ma il gruppo sembrò non essere dello stesso avviso. Finirono il vino da campioni di osteria e furono di nuovo in strada per le sponde del Molgora. A destinazione zona San Maurizio, dove il torrente creava delle pozze adatte più ai piaceri dei germani reali che non alla balneazione, Beatrice tirò un urlo. Un animaletto veloce come una lippa le era passato di fronte agli occhi. Era un topolino. Il peggio che potesse capitare a esponenti del gentilsesso che decidevano di corrispondere anima e oroscopi al sempiterno scorrere delle acque provenienti dalle alture del San Genisio. I ragazzi se ne fregarono, si levarono le scarpe e pantaloni e un bel tuffo nel torrente. Spruzzi, risa e schiamazzi. Forse non da consegnare ai posteri, comunque una notte che avrebbero tutto ricordato volentieri. Gianluca, in un piccolo centro come sicuramente Vimercate nel 69, ma questo in qualunque piccolo centro ancora oggi, le persone si conoscono, quindi anche i clienti di una panetteria, cioè persone che frequentano direi quotidianamente un certo posto, alla fine sono molto ben conosciuti dai titolari e si conoscono anche tra di loro. Per cui chi non è del posto viene anche facilmente notato. Tu hai citato un'esperienza tua, prendendo lo spunto di una panetteria dove ti sei rifornito prima di una gita in montagna, e sicuramente è accaduto anche questo nel tuo romanzo per quanto riguarda Luisa, perché entra un personaggio che non fa parte della comunità, nessuno lo conosce, il famoso Fureste, no? L'Enfureste. Ecco, c'è questo Fureste che entra e qui inizia tutta un pochino una vicenda di cui magari faremo breve accenno, perché lasciamo poi il piacere di leggerla a chi poi acquisterà il romanzo, e qui inizia un pochino una vicenda. Ecco, il Fureste, cioè sia nel 69, ma non so se è cambiato tantissimo anche oggi, come viene visto in questa comunità e in particolare da questa famiglia? Perché all'inizio c'è una sorta di diffidenza, ma poi tutto sommato comincia anche una certa fiducia, anche perché viene a giocare un certo peso un'altra delle tue passioni che hai coinvolto nel romanzo, la montagna.
Che cosa succede con questo Fureste? Ma allora, innanzitutto diamo un senso proprio a questa parola, Fureste. Io quindi prima, sicuramente c'è un po' anche di me in questo romanzo, penso che forse anche parte di voi, buona parte, non lo so, però io questa cosa l'ho percepita molto quando ero bambino, perché effettivamente io non sono agratese, io sono milanese, cioè sono nato a Milano e sono approdato a Milano, ad Agrate Brianza, dopo avevo 2 anni. Quindi quando poi ti ritrovi ad avere 6 o 7 anni e inizi a interagire con la società, la prima domanda, anzi la seconda, prima è come ti chiami? E quindi la seconda ti dicono, che è il tuo pa? Ok? Pure, allora, io ho naturalmente il cognome paterno-materno, quindi quando andavo sul cognome materno, che era Galbiati, allora avevo un'autostrada, perché dice, Galbiati, Galbiati, e io dicevo, il mio nonno è il fattore che sta lì, che lavora lì nella villa Corneliani, Galbiati, vai, strada spianata. Se invece dicevo, partivo invece dal cognome paterno, che è di origine mantovana, che è Grossi, e allora lì c'era una certa idiosincrasia molto larvata. Quindi è capitato anche, dice, come fa il tuo padre? Grossi. Sei un Fureste allora. Questa cosa accadeva alla fine degli anni, fino alla fine degli anni 80, forse qualcosina nei primi anni 90. Però vorrei dire, non c'era cattiveria in questo, non sto dicendo che il brianzolo fosse cattivo o addirittura razzista, no, nulla di tutto ciò. Questo magari lo percepivo un pochettino io come bambino, dicevo, ma perché sei un Fureste? Mamma mia, è una parola quasi un po' pesante, no? Poi in realtà sappiamo, e mi collego a quello che diceva Max, in realtà il brianzolo e probabilmente anche il milanese sono delle persone estremamente solidali, secondo me. Infatti poi lo dimostrerà anche il libro quando incontra il forestiero. C'è una sorta di diffidenza iniziale, probabilmente quello sì, però non è necessariamente un aspetto negativo. Quindi il brianzolo e il milanese magari sono un po' titubanti all'inizio, ma poi dopo, passato quella fase lì, diventano estremamente generosi e solidali, no? Io sono convintissimo di questo. Quindi una sorta di leggera diffidenza, non è neanche da ritenersi una cosa necessariamente in negativo. Quindi un pochettino questa figura qui generalizzata del Fureste lo ritroviamo qua. Perché poi c'è Luisa che è la protagonista, ma l'altro protagonista è il forestiero. Quindi una persona che all'inizio è veramente da tenere un po' sotto controllo, ma poi dopo alla fine si scopre che anche un forestiero ha tantissimo da dare e perché no, può anche nascere qualcosa di più di una semplice relazione sociale, e quindi significa arrivare all'amour. E qui ci fermiamo, però qui ci fermiamo, anche perché vorrei dare ancora spazio alla musica, perché sì, nella lettura di Sofia di poco fa si parlano anche di personaggi diciamo non proprio puliti, legati un po' alla malavita, ce ne parlava prima, no? E possiamo coinvolgere con una delle tue canzoni proprio uno di questi personaggi, insomma, che si occupa di qualcosa sicuramente di disdicevole, però che tu ci racconti, sì, a modo tuo, e per cui ti lascio la possibilità di introdurlo. Allora, diciamo che andiamo a raccontare la panettiera di mercati, ma andiamo anche a raccontare il tessuto sociale, il tipologia di persone che andiamo a incontrare. Prima il discorso è che tu puoi andare ad assaporare un contesto sociale come può essere quello dell'oratorio, il don, la suora, eccetera. Ma da un punto di vista umano, da un punto di vista antropologico, ti può dare esattamente la stessa cosa anche quello che può essere definito in gergo un balordo. Abbiamo conosciuto, penso, nella nostra esistenza un sacco di balordi meravigliosi, esattamente quanto è meravigliosa una suora, un prete. Un balordo chi può essere? Un balordo può essere, per esempio, uno spacciatore, quindi, che io, per esempio, come ho incontrato gente di qualunque tipo, e capita anche di incontrare personaggi di questo genere. Allora, se facciamo una canzone sulla suora, facciamo una canzone anche sullo spacciatore, cercando di andare oltre quello che è l'apparenza. Tu vedi uno spacciatore, anche lì è un balurt, no, quello lì magari ha una sua storia che andrebbe letta in modo più approfondito. E quindi io, nel raccontare la storia di Dante, ho tentato di andare oltre le apparenze, cercando di leggere un po' nei suoi occhi quelle che erano la sua vera esistenza. Dante è un personaggio reale, ho cambiato il nome per non rischiare sta concorrenza.
taglio di capelli che da un po' non si usa più. Nella testa un solo modo per comprarsi una TV. Lui è un tipo poco raccomandabile perché non è quello che credi, non è quello che fa per te. Lui è Dante, il più grande spacciatore Dante, quasi sempre di malumore Dante. Ora confinato a San Vittore, amore, tutto ciò che chiede, amore, tutto ciò che dà. Lui c'ha la pelle nera e scura e l'aria che respira, lo aspettano impazienti in 100, forse in 100.000. Come strano nei suoi occhi non accorgersi che c'è già un argine che presto una sua lacrima romperà. Lui è Dante, il più grande spacciatore Dante, quasi sempre di malumore Dante. La confinata San Vittore, amore, tutto ciò che chiede, amore, tutto ciò che dà. Hashish cioccolato pakistano, marijuana in un buco che nessuno mai nessuno scoverà. Con i tiepido sorriso di questa notte un po' strana, su avanti un altro Dante pronto lo rifornirà. Lui è Dante, il più grande spacciatore Dante, quasi sempre di malumore Dante. Ora confinato a San Vittore, amore, tutto ciò che chiede, amore, tutto ciò che dà. È riuscito a farci sembrare simpatico anche uno spacciatore, per cui con questo ritmo meraviglioso, davvero, davvero, veramente tanto. Prima, poco fa parlavamo dell'epoca nella quale è ambientato il romanzo, no? 1969. In Italia abbiamo vissuto 68, però a livello di scenario, diciamo, internazionale, sono anni molto difficili. Insomma, è vero che siamo sulla Luna, ma è altresì vero che le stesse persone che vanno sulla Luna, sulla Terra, devono affrontare delle questioni, delle tensioni molto importanti. E qui devo dire che il romanzo, leggendolo, mi ha completamente spiazzato, perché se nella prima parte è incamminato verso un affresco di vita tipicamente brianzola, tipicamente di paese, improvvisamente la scena si trasforma, diventa nemmeno dalle tinte gialle, ma dalle tinte proprio di politica internazionale, insomma, e questo, ripeto, da lettore mi ha colpito parecchio. Adesso inquadraci questa vicenda internazionale, cioè sono anni dove ci sono forti tensioni a livello est e ovest, e come in qualche modo, e qui ti chiedo proprio di accennarlo, perché come in qualche modo possono riguardare una panettiera? Allora, dunque, come dice Max, sembra esserci una sterzata nel romanzo, ma in realtà poi il protagonista di questa sterzata lo incontri subito, solo che la sua storia inizia a svilupparsi piano piano, perché lui in realtà è un forestiero che fa parte dei servizi segreti. Cosa vuol dire parlare di servizi segreti negli anni 60? Sappiamo tutti benissimo come è andato il Novecento, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, poi dopo, alla fine, dopo aver inventato la bomba atomica, si sono resi conto che se continuavano con la bomba atomica saltavano all'aria tutto. E allora in che modo dovevano riuscire a surclassare l'avversario? In modo più sottile. Quindi la vera guerra che c'è stata tra americani e sovietici è stata fatta in modo subdolo, la classica guerra fredda, quindi attraverso la strategia, per esempio, della corsa allo spazio. Dietro la corsa allo spazio in realtà c'era un'altra volontà, che è quella di predominare sull'altro, e poi c'era un'altra strategia ancora, che è quella di riuscire a sviluppare delle particolari armi sofisticate ma che non lasciano tracce. Tu tiri una bomba atomica, una bomba di qualunque genere, te ne accorgi, come fai a fare fuori il nemico senza dar modo a nessuno di capirlo? Come si fa? È molto molto difficile. E così allora si è un'isola sperduta nella Siberia dove si fanno degli esperimenti, solo che questi esperimenti devono essere testati
testati su delle persone insospettabili che nulla hanno a che vedere con la guerra fredda. Quindi USA URSS, guerra fredda, immaginiamoci il posto più lontano dal concetto di guerra fredda, di mercato, il posto più lontano. E quindi effettivamente, se questi due qua se le vogliono dare di santa ragione, hanno bisogno di un capo espiatorio sfigato che nessuno può prendere in considerazione, dove vai a pigliarlo? Tu immagina all'epoca, la guerra fredda, USA URSS, vi mercate zero proprio. E invece proprio siamo andati a prendere in considerazione proprio questo paesino che nulla ha a che vedere, e poi da lì poi scaturisce tutto, si dipana tutta la vicenda. Ci fai venire una certa apprensione. Vabbè. Ma io l'ho letto, per quello che confermo. Che so. Senti, chi scrive storie, uno scrittore nel tuo caso, ma anche chi le trasforma in musica, insomma, è come un po' un pittore, no? Dipinge un affresco. E visto che tra i tanti personaggi di cui parli c'è proprio anche un pittore, io ti chiederei magari di introdurci il prossimo brano musicale proprio dedicato a un pittore. Chi è questo pittore, di dov'è questo pittore, e vediamo il racconto di questa nuova storia. Sì, allora, prima di raccontarvi chi è questo pittore, mi piace ricordare che negli ultimi giorni ho incontrato degli artisti a Vimercate che non conoscevo, ho avuto l'onore e il piacere di incontrarli, abbiamo già anche fatto un'esperienza insieme una settimana fa, e i fratelli Gianni, che si occupano di arte pittorica locale. Io... Io non sapevo di questa realtà, e nei miei pellegrinaggi che dicevo prima, camminavo nella via principale di Vimercate una delle tante volte e ho visto questi quadri in una vetrina e mi sono fermato colpito e ho detto: ma com'è possibile che io non mi sia ancora reso conto di gente che fa delle cose così belle? Ed era veramente una rilettura anche in questo caso del territorio in modo molto originale dal mio punto di vista e molto affascinante. E poi dopo caso vuole che ci siamo incontrati per uno spettacolo insieme. Piccolo excursus per poi arrivare a questo signore qua, che magari se c'è qualche storico tra di voi che si intende di arte lo conosce, Giuseppe Levati. Io sinceramente, finché non mi sono occupato di storia di Concorezzo, non lo conoscevo. È un grandissimo, una figura pittorica, un pittore di Concorezzo del 1739. Tantissime opere che ci circondano sono frutto del suo operato. E quindi gli ho scritto questa canzone intitolata semplicemente Colori, Giuseppe Levati, se vi capita di andare a scartabellare da qualche parte, grandissimo artista del Vimercatese. Allora, scusate. Come diceva Max, a volte l'arte è difficile riuscire necessariamente a dividerla, no? In blocchi, allora può capitare anche di fondersi insieme, quindi si parla di sinestesia, mi sembra, quando c'è un mix di... In questo caso qua mi piace, l'ho raccontata un po' pensando alla capacità pittorica associata poi alla musica, quindi mischiando un po' le due cose. Come realizziamo un quadro con le note? Giallo come un girasole, rosso come una ciliegia, verde come la campagna e chissà il cielo che colore avrà. Viola come la vendemmia, nero come una mattanza, freddo come la paura e chissà il cielo che colore avrà. Ma sono io un pittore, saprò io che fare, niente da temere, niente da strafare, che il cielo si fa anche così. Cuore mi fa sol, la sol. Giallo come prodotto locale brianzolo. Polenta, bravissimi. Giallo come la polenta. Rosso come un... Però questo qua è un ortaggio che arriva dal Sud America, vediamo un po'. Sì, di fianco al pomodoro, vicino al pomodoro. Stessa famiglia, solanace. Peperone, bravissimo. Quindi, giallo come la polenta.
rosso come un peperone, fresco come la rugiada e chissà il cielo che colore avrà, grande come una montagna, comodo come un divano, gelido come la neve, chissà il cielo che colore avrà. Sono io un pittore, saprò io che fare, niente da temere, niente da strafare, e il cielo si fa anche così, ore mi fa sol, la si. Bella come una farfalla, bianca come l'innocenza, rosa come una mattina e chissà il cielo che colore avrà, bianco come una cicogna, grigio come un'incombenza, strana come l'incertezza e chissà il cielo che colore avrà. Ma sono io un pittore, saprò io che fare, niente da temere, niente da strafare, che il cielo si fa anche così, do re mi fa sol, la. Grazie. Grazie Gianluca, direi a questo punto ancora un altro piccolo assaggio del romanzo, per cui chiamerei ancora la nostra lettrice Doc, per cui Sofia lascerei la parola a te, se vuoi introdurlo tu oppure andiamo direttamente sì, con la lettura. Sì, va bene, lascerei subito la parola, semplicemente qui arriviamo già ormai nel pieno del romanzo, quindi qui accade qualcosa di veramente magico, e perché no, nei romanzetti ci infilo sempre anche una love story che ci sta sempre bene, ha sempre il suo perché. Vai. Luisa, più distesa, le spedì un bacio virtuale. In un certo senso, la vista dell'amica le conferì ulteriore coraggio e forza. E ora sapeva anche dove sarebbero potuti andare ad imboscarsi. Il parco Gussi si trovava in fondo alla strada principale che stavano percorrendo, in anticipo sul verde sempiterno della frazione di San Maurizio. Opera relativamente recente, fino al 1924, in quel punto sorgevano case fatiscenti, in corrispondenza della vecchia porta di San Damiano, demolita nel 1879. Risultato della costruzione della villa omonima realizzata fra il 1925 e il 1935, su diktat dell'imprenditore Vittorio Gussi, che per primo aveva donato l'elettricità ai vimercatesi. Il comune aveva appena rivelato l'area edilizia per 280 milioni di lire, 33.000 metri quadrati di bosco e prati dove andare a trascorrere ore fresche e serene. Luisa aumentò la falcata. Eric, sorpreso, la secondò. E in breve furono a destinazione. Bello questo angolino. Una panchina fece al caso loro. Si sedettero e per qualche istante nessuno dei due fiatò. C'era la consapevolezza di un momento solenne, o quasi, ma anche la difficoltà ad avviare una conversazione ostacolata da troppi pensieri. Partì Eric, naturalmente. So che non mi crederai, o mi crederai in parte, ma il dono che ti ho fatto l'altra volta non è stato un gesto casuale. Sì, ti ho conosciuta per caso, questo è vero, ma è sorto contemporaneamente nel mio cuore un sentimento sincero che non riesco ad esternare come vorrei. Credo si abusi troppo spesso della parola amore, pertanto vorrei non utilizzarla ancora, anche perché ho paura di non essere libero di farlo. Però vorrei dirti che sto iniziando a provare per te qualcosa di importante, che mi fa stare bene e male allo stesso tempo, non fraintendermi, non dico male perché non sono abbastanza coinvolto, ma perché la mia storia professionale è così complicata che non mi consente di pianificare l'avvenire. Ci sono tanti aspetti che ancora dovresti sapere e che sarò pronta a raccontarti, ma per ora non potrei fare di più. Non posso fare di più, rischierei di mentire a te e a me stesso. Luisa, a bocca aperta, incredula, felice e spaventata allo stesso tempo. Troppe emozioni in una sola volta, non se lo aspettava, non si sarebbe mai immaginato una confessione così diretta, apparentemente pura e trasparente. Per certi versi sconvolgente. Quel che aveva pensato fin lì si sgretolò e anche quel che aveva visto a Milano con Beatrice si fece piccolo e secondario. Di fronte alle parole di Eric si sentì frastornata e trasformata. Era un mondo inappuntabile dietro quegli occhi penetranti ed enigmatici, celato forse dal doppio nome
e dall'incomprensibile idea di un clan familiare che si portava dietro il misterioso signor Von Braun. Luisa non ebbe la forza di replicare, inebriata da un tumulto di sensazioni che la rimbambirono. Di sicuro toccò il cielo quando Eric, con la calma che l'aveva sempre contrassegnato, si permise di baciarla, suggellando uno dei più bei giorni della sua vita. Quindi amore, storia locale, intrighi, inganni, c'è davvero un po' di tutto in questo romanzo. Peraltro dalle parole di Sofia, leggendo poco fa, tu inserisci quasi sempre anche degli aspetti storici reali. Quindi è vero che si tratta di un romanzo, ma a me piace molto quando, leggendo un romanzo, comunque porto a casa qualcosa che non solo arricchisce la mia fantasia, la mia cultura, ma anche degli aspetti reali. Quindi in questo caso, ad esempio, nella lettura poco fa di Sofia, abbiamo appreso tante cose che molti vimercatesi non sanno, riferiti a Gussi, ad esempio, o anche a dei stessi luoghi della città che nel frattempo sono decisamente cambiati. C'è molto spesso qualche personaggio locale che magari parte da una situazione normale, a volte magari anche umile, oppure può essere semplicemente una panettiera, e che tuttavia nello sviluppo della sua vita poi incontra la fortuna e anche il merito e anche le doti per vivere delle grandi storie, insomma delle grandi occasioni. E il prossimo brano che ti vorrei chiedere riguarda un personaggio che non è proprio del vimercatese, ma che in fondo è toccata questa grande fortuna. Ti chiederei questa canzone perché noi domani, casualmente domani, ospitiamo Gianfelice Facchetti, che presenta il suo libro dedicato ai grandi capitani, no? E direi che questa canzone a questo punto si sposa perfettamente, la vediamo come anteprima dell'incontro con Gianfelice Facchetti di domani. Di chi ci parli, Gianluca? Allora, vediamo, ci arriviamo insieme. Allora, un brianzolo che squadra tiene? L'Inter. Già detto Facchetti, giustamente. Beh, insomma, il brianzolo tiene, adesso c'è il Monza che... Vabbè. Milan, Inter e poi vabbè ci sono, sì, l'Atalanta e, insomma Inter e Milan. 1982, chi è il difensore coi baffi che entra inaspettatamente a solamente 18 anni e porta a casa il mondiale? Beppe Bergomi, yes. Allora, sta di Settala, non è proprio Brianza vimercatese, però sempre zona limitrofa Milano. E quindi l'Inter, un generale, il calcio fa parte della cultura sociale brianzola? Certamente sì, anzi, è come se ne parla, è veramente una cosa, veramente uno spessore non indifferente. E quindi vogliamo cantare anche qualcosa sul calcio. Di chi possiamo parlare? Vorrei parlare di un episodio particolare che sa di poesia, una trasposizione da quella che è il calcio che tu dici, oh, abbiamo provato di lui, ma segui il calcio, dai, ma che roba proprio sciatta. E la poesia del calcio invece dove la lasciamo? La poesia del calcio, Diego Armando Maradona, le giocate, Roberto Baggio. E poi un interista, non so se ve lo ricordate, l'anno credo che fosse il 98, giù di lì, Yuri Djorkaeff, attaccante dell'Inter. Ok, in fondo alla fascia destra si è alzato, non si sa bene come, di un metro e mezzo da terra e ha fatto una rovesciata poderosa. Qui c'è gente che si occupa di fisica e sembrerebbe aver detto che aveva insomma trasgredito le leggi della fisica, perché era incredibile come si era alzato librandosi in volo e scaricato questo, non una rovesciata normale come ne abbiamo viste tante, una rovesciata veramente speciale. E quindi questo qua è un atto che potremmo tradurre in poesia, un atto poetico. Allora, un atto poetico da cui scaturisce una canzone, la rovesciata di Djorkaeff. E visto che colgo occasione quindi per dedicare questa canzone a una serie di amici che sono venuti a trovarmi, che visto che mi occupo di vimercati in questo caso, quest'anno, solamente da quest'anno, ho avuto l'occasione di insegnare a scuola vimercato all'omnicomprensivo. È stato un anno molto bello, ho incontrato dei docenti e degli amici speciali che tra l'altro un bel po' sono anche qua stasera, non mi aspettavo, li ringrazio, come del resto ringrazio tutti quanti, però
loro in particolare, ai quali vado a dedicare questa canzone. Non so se sono interisti, però gliela dedico lo stesso. Nebbia, freddo, un gran baccano, quasi epifania. Inter Roma ed Almeazza, una fotografia. Misterozzon dice arriveremo in Champions League. Traballante il suo italiano, allora buon pum pum. E adesso sai che cosa c'è? La rovesciata di Giorca, yeah. La rovesciata di Giorca, yeah. La rovesciata di Giorca, yeah. Zamorano, palla al centro, calcio, fantasia. Beppe Bergomi in panchina, miglior garanzia. 1982, perché no? Stessi baffi, bella zio, Deutschland capo. E adesso sai che cosa c'è? La rovesciata di Giorca, yeah. La rovesciata di Giorca, yeah. La rovesciata di Giorca, yeah. Finezza, entusiasmo, Antonio Moratti presidente, e Beppe Prisco che filosofeggia libertà, Albiscione che trionferà, ha trionfato anche quest'anno. Fiocca duro sul tolmezzo e segna sempre me, Aaron Winter dall'Olanda e presto anche Cane. Impegni artistici se non coreografia, non soltanto Pascoli, anche questa, poesia, bravissimi. E adesso sai che cosa c'è? La rovesciata di Giorca, yeah. La rovesciata di Giorca, yeah. La rovesciata di Giorca. Forza Inter! Allora, grazie Gianluca. Poco fa, mentre parlava anche, mentre leggeva Sofia, mi è venuto in mente che potremmo farti una richiesta, nel senso che il prossimo libro, che bontà tua vorrai dedicare a Vimercate, perché Cavallera, la panettiera, adesso insomma mi permetto di di aspettare la conclusione della trilogia. L'unica richiesta che avrei da farti è di possibilmente ambientarlo dopo gli anni Ottanta, perché in questo modo avresti la possibilità di parlare anche della nostra libreria. Adesso vediamo, chissà quando è nata la libreria Il Gabbiano. Non è trattata qua. Però noi non solo abbiamo un anno tondo dichiarato, abbiamo anche una data dell'anno piuttosto sfiziosa, vediamo chi la sa. Siamo nati nel primo aprile, quindi primo aprile 1980. Tienine conto per cortesia, per prossimi, perché quando ho letto 69 ho detto sì, vabbè, ragione, passi, passi. Dubbio, non ne può parlare, però vabbè, insomma, se è possibile. Senza dubbio, se dovesse accadere, ce la si infila necessariamente, no? Come è stato con Basilio. Ma bravissimo, bravissimo. Senti, quando tu facesti la presentazione, la prima volta presentazione ad Agrate, io ero tra il pubblico e mi sono permesso di segnare una cosa che avevi detto in quel frangente, che mi è piaciuta molto, sulla quale ti chiederei di tornare, perché a fronte di una domanda che, insomma, che la presentatrice ti aveva fatto, tu in parte ne hai accennato prima, però avevi detto questa frase che io ho scritto proprio parola per parola, a proposito del raccontare cose che per noi sono quasi familiari, banali, a volte magari anche non particolarmente così, che non si fanno ricordare particolarmente, ma noi ci siamo vissuti, per noi sono importanti. E tu dicesti: il bello trascende, è nei tuoi occhi, occhi che vanno anche educati. Quindi forse non basta solamente una sensibilità innata, ma forse anche un'educazione, un'abitudine, un insegnamento a vedere le cose in un certo modo. E io credo che questi insegnamenti partano anche dai libri. Tu ti trovi in una libreria. E un libro è un veicolo di cultura importante, e forse un contributo a questa educazione anche un libro lo dà. E prima magari di salutarci e di lasciarti magari a qualche copia da firmare,
che sono qui presenti, però ti chiederei di concludere con un altro brano. Una canzone? Sì, ti chiederei di concludere con una canzone, se posso anche fare una richiesta, perché hai parlato di personaggi un po' fondoscala, no? Abbiamo parlato di una suora, abbiamo parlato di uno spacciatore, abbiamo parlato di un pittore. Io ritornerei magari su qualcosa di un po' torbido, che però anche qui probabilmente ha una sua vena poetica, per cui ti chiederei di introdurci quest'ultimo brano di cui avrai. Dei tre dischi che avevamo ipotizzato, quindi potremmo puntare su Vivian. Ecco, vi saluto con questo brano, appunto mi piace ricordare questa cosa. I personaggi che vado a decantare con le canzoni sono personaggi reali, quindi normalmente nella canzone popolare, la canzone pop italiana in generale, ci si mette a tavolino, si scrivono delle canzoni inventate, devi inventare qualcosa poi per darlo in pasto al pubblico, quindi di vero c'è poco. Queste canzoni qui sono delle canzoni reali e spesso sono scaturite quindi da incontri, come dicevo prima, o in questo caso invece è accaduto per quel che riguarda una lettura di un articolo che effettivamente può ricordare da vicino la storia di Fabrizio De André con la canzone di Marinella, perché Marinella lui diceva di aver letto un articolo e poi dopo è nata la canzone. Effettivamente ha avuto un po' la stessa storia, genesi, non necessariamente ho voluto parafrasare il discorso di De André, però alla fine effettivamente questo è accaduto. Vivian, quindi una ragazza, una prostituta che è un po' dislocata rispetto alla nostra area, viene verso Boltiere, verso la Bergamasca. È una ragazza con una storia vera, io ho avuto la possibilità appunto di leggerla, di estrapolarla da questo. Che cosa succede a queste figure qua? A differenza magari, prima citavamo dei sacerdoti o addirittura delle figure che diventano dei santi o dei sindaci, figure che comunque hanno un certo impatto che rimane nel tempo. Purtroppo figure come prima Dante o Vivian in questo caso sono persone che spariscono, cioè non ne sappiamo nulla, e quindi il potere della canzone folk era proprio anche quello di tenere in vita queste figure. L'ha fatto De André con la canzone di Marinella, io nel mio piccolo la faccio con Vivian, che ha la stessa storia, il suo stesso background. Vivian, Vivian, che faccia da puttana, Vivian bambina metropolitana, Vivian non arrossisce, non si stanca, Vivian che più la dà e meno arranca, Vivian agli occhi di un carabiniere, Vivian un farmacista di Boltiere, Vivian che mamma presto non sarà, Vivian se questo inverno finirà, Vivian quartiere grigio e popolare, Vivian che il buio non lo sta a guardare, Vivian che bella la Sierra Leone, Vivian la nostalgia di una canzone, Vivian il paradiso degli inganni, Vivian che a lei nessuno paga i danni, Vivian per bocca e figa può bastare, Vivian sono sempre soldi da guadagnare, Vivian pronto il permesso di soggiorno, Vivian c'è un uomo che le ronza intorno, Vivian è un'altra macchina truccata, Vivian è questa notte sciagurata, Vivian arrivederci a chissà quando, Vivian che chi lo sa dove sta andando, Vivian oggi è per sempre la più bella, Vivian un luccichio di questa stella, Vivian, Vivian che faccia da puttana, Vivian bambina metropolitana, Vivian non arrossisce, non si stanca, Vivian che più la dà e parla. Vi ringrazio di cuore per essere venuti a assistere. E grazie a voi per essere stati qua tutto questo tempo, grazie tantissimo e grazie ancora una volta al Gabbiano per coinvolgermi in queste iniziative bellissime. Ecco, tra l'altro vi ricordo che Gianluca sarà nuovamente con noi sabato 22
qui speriamo in terrazza, chiaramente con un clima un pochino differente. Non sarai solo, sarai con gli altri amici, però sarà un momento musicale, un po' attoriale, anche insomma un momento artistico anche qui in generale, per cui vi aspettiamo sicuramente il 22, appuntamento in più. Poi le nostre date cominciano già da domani, vi dicevo, con Vitali, Facchetti e poi uno spettacolo già alla sera musicale. Noi ringraziamo Sofia Grossi, ringraziamo Gianluca Grossi, tutti voi per essere qua. E chiaramente portatevi a casa la panettiera, perché è qui su questo tavolo che vi aspetta, quindi si può prendere qui. Gianluca è naturalmente disponibile per qualche firma e per qualche dedica. Grazie ancora. Grazie. Grazie Max.